appena finita la partita scudetto qui con Stefania Sansone, lo so. Il libro della campione, della squadra campione d'Italia. Prime sensazioni? Prime sensazioni di felicità, di grande stanchezza. Abbiamo dato veramente il massimo in questa finale, in queste tre gare abbiamo dato il massimo. E adesso dove vai a festeggiare? No, adesso si torna a casa e si festeggia nella nostra città, ci aspettano tutti i nostri tifosi, se lo meritano, se lo merita Piacenza, se lo merita la famiglia Cercello che ha creduto in questo progetto. Grazie mille, in bocca al lupo per tutti. Grazie a voi, ciao! Siamo qui con Valeria Caracuto. Allora, innanzitutto scudetto, quindi emozione, felicità e tutto. Vincerlo a Busto, che cose, come, che emozioni hai avuto, diciamo? Dai. Beh, l'emozione è tanta, ritornare in questo ritornare in questo palazzetto qualche mese fa per una partita di campionato è stato molto emozionante. Adesso essere qui a festeggiare fa strano, però è il nostro momento, sono contenta comunque che abbiamo portato a casa questo scudetto e ce lo siamo meritato. Saluto tanto i tifosi di Busto e tutto a Busto. Ci abbiamo visto prima quando sì, sei andato. Sì, perché comunque sono fantastici e anche stasera sono stati comunque, hanno sempre sostenuto la squadra, quindi... Abbiamo visto questa sera, specialmente nel secondo set, 25-11, una forza stratosferica, che cosa... Sì, penso che siamo veramente una squadra strepitosa, l'abbiamo dimostrato quest'anno in tutto il campionato e abbiamo meritato questo scudetto, penso veramente, dalla prima all'ultima partita, per cui brave noi, complimenti a tutto lo staff, a tutta la squadra, alla società e basta. Ti ringrazio, buone grazie vacanze. A voi, grazie a voi. Sì, adesso relax. Prime sensazioni? Ma sicuramente è un'emozione fortissima perché a me non era mai capitato di vincere uno scudetto e quindi è indescrivibile, non ho parole davvero. E adesso? Dove si festeggia? Adesso non lo so, secondo me torneremo a Piacenza ma si festeggia sicuro, sicuramente. Grazie mille, in bocca al lupo per la tua carriera. Crepi, grazie, salve. Zavaneika, allora, ma è stato facile o... questa partita? No, secondo me è mai facile vincere un scudetto, secondo me abbiamo giocato veramente bene, forse Busco era un po' stanca, però secondo me abbiamo meritato questa vittoria e sì. Senti, che sensazioni provi? Scusa? Che sensazioni provi dopo questa vittoria? Sono molto contenta, è il mio primo scudetto in Italia e sì, veramente contenta. Brava, grazie mille, in bocca al lupo per la tua carriera. Crepi, grazie, ciao. Neo campionessa italiana, sei felice? Sono molto felice, come ho detto già prima, questo non è ogni giorno quando si vince il campionato, allora sono molto felice, non riesco anche a trovare parole. Ma è stato facile vincere oggi? Non è mai facile, ma abbiamo lavorato tanto e sono felice che abbiamo dimostrato che siamo noi. Grazie mille, ciao! Grazie, ciao! Con Virginia Poggi, altra neocampionessa italiana, cosa si prova? Beh, una grandissima emozione, è stato un anno fantastico, ci siamo impegnate tante, soprattutto le mie compagne, sono delle grandissime campionesse e l'hanno dimostrato fino all'ultimo, è stata una bellissima emozione. Ho visto che eri fuori, quindi da fuori hai visto una partita come l'ho vista io, ma è stato così facile battere Busto? No, non è stato assolutamente facile. Se l'abbiamo messa dal primo all'ultimo punto e se abbiamo vinto così è perché non abbiamo mai mollato, ma loro non ci hanno regalato niente. Bene, in bocca al lupo per la tua carriera, sì. Sei giovanissima, sì. E alla prossima. Grazie Crepi. Ciao bella, ciao. Piccola capitana di Piacenza, neocampionessa italiana, prime emozioni? Ma cosa dire, cioè... No, non mi sembra ancora vero, devo ancora realizzare, anche perché non era assolutamente facile venire in questo palazzetto qui con questa cornice e giocare come abbiamo giocato. Siamo state brave perché veramente ci siamo concentrate solo su quello che c'era da fare, su quel rettangolo lì, e il risultato l'avete visto tutti. Ma è stato difficile battere Busto o più facile di quello che tu ti aspettavi? Ma noi eravamo pronti a una battaglia partita dopo partita molto lunga e anche oggi non ci aspettavamo un risultato così netto, ma ripeto, siamo state brave proprio perché abbiamo rispetto sempre dell'avversario e abbiamo l'umiltà giusta che abbiamo dimostrato in tutto il campionato. Abbiamo portato a casa 3 trofei, peccato per la fan... Amore! Grazie!
Peccato per la Final Four di Coppa Campioni, però oggi è una festa e godiamoci questa festa. Esatto, in bocca al lupo per tutti. Crepi, grazie.